Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Mancano 15 minuti più o meno alla partenza. Appena finirò di parlare con voi salirò di sopra per vestirmi e per concentrarmi un po'. Ieri nelle qualifiche è stata veramente brava la nostra HP4 Race, perché essendo una moto che non ha dati, non ha nulla, siamo riusciti a essere subito competitivi anche con i grandi, la Marra, Andreozzi, nomi pazzeschi. Oggi partiremo secondi con lo stesso identico tempo del primo, ma per regolamento chi lo fa per ultimo quello che parte in prima posizione. Quindi va bene così, testa bassa, adesso bisogna concentrarsi, quindi buona visione. Numero 23 e poi Andreozzi, attenzione, è partito bene la Marra, Salvadori così e così, un pochino meno bene e infatti perde qualcosa Andreozzi. Ma attenzione Andreozzi che va molto molto largo, ma... invece quarto, attenzione, Luca aveva detto devo stare attento all'inizio, già carico e caldo, Eddy non devo lasciarlo andare, quindi adesso dovrà cercare subito di andare ad attaccare Saltarelli, cosa che va a fare. Ok, come al solito partenza non incredibile, ma tanto siamo tutti attaccati, siamo tutti insieme. Eddy non è lì davanti da solo che sta cercando di scappare, ma anzi anche lui è un po' intruppato. Devo fare la gara su di lui. Adesso devo passare Saltarelli il prima possibile per attaccarmi al suo codone. E da lì, quando avrò Eddy sotto tiro, cercherò di programmare un attacco, capire i punti forti e i punti deboli, in modo da farmi venire in mente una strategia e cercare di portarla a termine entro la fine della gara. Assonanza tra questi cognomi, bravissimo Salvadori. Luca Salvadori, è lui a piazzare il primo super sorpasso della giornata e lo fa alla rivazza 1 in questa discesa davvero pazzesca, folle, ha affondato il colpo con grande decisione, ha passato Saltarelli, è in terza posizione adesso vicino agli scarichi della briglia di Eddy Lamarra, quindi più o meno nonostante non abbia azzeccato una partenza perfetta, Luca adesso si è rimesso più o meno nelle condizioni che desiderava, però non dimentichiamoci che c'è Alessandro Andreozzi davanti. Mamma mia, che sorpasso su Simone. Ho completamente mollato i freni alla rivazza e ci sono stato dentro, per fortuna. Il mio primo obiettivo l'ho centrato, sono attaccato alla priglia. Adesso vediamo se tenterà un attacco su Andreozzi per poi andare via, oppure starà ancora un po' lì a studiarlo. Appena lungo, voleva insidiare Eddy, ma poi ha dovuto allargare la traiettoria, perdere qualche cosa, infatti gli si è riavvicinato Saltarelli, mamma mia, qui adesso sono alle acque minerali, ma veramente alla piratella, gran numero, bravo Luca, comunque a mantenere la moto. Mamma mia, cosa abbiamo rischiato. Lì io ormai ero già dentro la curva, non guardavo neanche all'esterno, mi sono visto questa priglia arrivare davanti a chiudermi la strada, abbiamo
veramente rischiato di esplodere in un modo incredibile. Con questo rischione ho perso un pelo di terreno, adesso cercherò di tornare sotto e soprattutto non bisogna farlo scappare, perché appena strada libera Eddie è un martello ed è molto facile che vada via. Secondo e due decimi di vantaggio sono Andreozzi, Lamarra, Salvadori e Saltarelli, che hanno girato tutti e quattro sull'1,55 e 1,56. In questi primi giri di gara e anche nelle gare scorse al Mugello, per esempio, è come nelle curve strette i 1100, e in questo caso sono quello di Andreozzi e di Lamarra, riescono a prendere un bel po' di vantaggio in uscita dalle S e dalle curve lente, dove appunto la coppia è fondamentale. Ma poi, quando si buttano dentro le marce e si cercano i giri alti, la mia HP4 recupera gran parte dello svantaggio preso. Ed è bellissimo avere un campionato con così tante differenze tecniche e con così tante moto differenti come cubatura, peso e altre mille sfaccettature. Di Lamarra! Eh sì, una Andreozzi. Mossa importante. Ci prova, vediamo adesso cosa succede, se c'è una reazione di Salvadori e anche di Andreozzi. Allarme rosso, Lamarra ha passato Andreozzi come mi aspettavo e adesso di sicuro cercherà di scappare. Devo assolutamente anch'io portarmi avanti e cercare di passare. Un buon punto secondo me per un attacco rapido è cercare di incrociare la Villeneuve e inserirmi all'interno della tosa. Scusami Carlo, la tosa, Salvadori prende la seconda posizione, marcatura stretta, feroce nei confronti di Lamarra, secondo, e adesso prova ad andare a riagganciare il rivale della prima. Salvadori sì, no, se diciamo ha capito il gioco di Lamarra, ha subito a sua volta superato Andreozzi. Esattamente quello che avevo immaginato, cioè giro record, sta cercando di scappare. Io ho sempre avuto un approccio molto conservativo nelle gare, quindi cerco sempre di andare al 90-95% per non fare errori e per cercare di arrivare sempre in fondo, perché se uno sta sempre al limite prima o poi la lancia per terra. Lui invece, come abbiamo visto dalle ultime gare, è sempre molto impiccato, molto al limite, ma comunque la porta sempre a casa e questo suo atteggiamento sta pagando. Io per adesso me ne sto qui e tengo il mio passo senza rischiare, poi nei prossimi giri vedremo. Thank you.
mia! Eddie Lamarra in variante alta, buon che salvataggio. Meno male, questa cosa un pelo mi solleva. È arrivato lunghissimo alla S alta e ha tagliato la variante. Questo vuol dire che appunto non stava passeggiando, era al limite anche lui per scappare. Adesso siamo tornati tutti molto vicini. È la mia occasione, speriamo si sia un pelo ridimensionato con questo errore e non cerchi ancora di scappare tirando a manetta. Perotti, mentre Saltarelli ha passato Andreotti adesso. Sì, dicevo, Sgroia è il più veloce in pista, 1.58, i primi hanno girato invece un... Oh no! No! Colpo di scena pesante, Luca Salvadori. Ah. Che peccato! No, 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 no. Cioè, ho piegato un grado di più di quello che ho fatto di solito e il carter motore ha picchiato contro il cordolo e ha fatto alzare tutta la moto, facendo perdere grip. Pensate questo sport quanto sa essere crudele. In un millesimo di secondo, quando pensi di essere nel momento più in controllo, più tranquillo di tutti, ti scarica a terra e ti fa perdere un campionato dove hai investito lacrime, sudore, fatiche, sacrifici, tutto perso in un attimo. Come vedete dalle immagini di dietro, dire che ero distrutto è dire nulla. Ripeto, svanisce tutto in un millesimo di secondo. Tutto l'impegno che ci avevi messo per arrivare fino lì, capisci che non è valso nulla, purtroppo. Una cosa che mi dispiace veramente tanto, anzi tantissimo, è che molta gente pensa che i piloti siano persone senza emozioni, che non provano rabbia, gioia, dolore, nulla. Magari lo diamo a vedere perché è fondamentale per far bene quello che facciamo, ma dentro di noi abbiamo un tornado di emozioni. E in questa situazione dove appunto in un nanosecondo svanisce tutto, abbiamo dentro il buio, la disperazione. E quando uno di quei Marshall, dopo la gara che avevo postato, diciamo, la foto con tutto quello che era successo, mi viene a dire che non mi sono comportato bene perché non ho scherzato, non ho fatto qualche foto, dopo un minuto che era successo quello che avete visto, mi fa capire che proprio non c'è comprensione e soprattutto non c'è un minimo di sforzo per mettersi nei panni di quella persona e capire un minimo la situazione. Detto questo, io, come avete visto, ero arrabbiato, mi sembra ovvio, ho buttato giù il guanto, ma appena tutto si è calmato ho ringraziato tutti per l'aiuto e sono salito sul motorino insieme al mio fotografo Luca Gorini e siamo andati via. Detto questo, sì, è un mezzo dramma, ma non è la fine, perché la moto alla fine non si è fatta molti danni, sarà strariparabile, BMW appunto ci aiuta, quindi nessun tipo di problema. Seconda cosa, non mi sono fatto nulla, che noi piloti lo diamo per scontato, ma una caduta così a 160 all'ora può lasciare importanti ripercussioni. Invece mi si è aperto l'airbag, veramente neanche un'escoriazione, quindi altra cosa importantissima. E infine sono realmente fortunato perché sto facendo quello che più mi piace. Adesso è vero, il campionato è praticamente andato, ma dalla prossima gara potrò essere in pista non più al 90% col pensiero al campionato, ma al 100% per vincere ogni gara, senza dover trattenermi, senza nessun minimo filtro. E secondo me sarà molto più divertente. E poi chissà, nel motorsport nulla è scritto, anche se sono poche gare può succedere di tutto. E per tornare su quello che dicevamo prima di sudore, lacrime e sacrifici, questa storia qui che vi sto per dire
l'avevo già detta nel lontano 2015 quando c'era solo Facebook, o meglio per me c'era solo Facebook e mi seguivano veramente in pochissimi, ma forse è una delle cose che mi ha toccato di più in questo ultimo periodo, e quel pomeriggio me lo ricordo come se fosse accaduto ieri praticamente, perché ogni giorno quando esco per strada sto attento, osservo, e quel giorno ho ricevuto una lezione di vita da uno sconosciuto che probabilmente mi rimarrà per tutta la vita, anche perché forse mi sono un po' immedesimato in lui. Noi appunto stiamo qui a pensare, oddio che brutta la vita, quanto mi sta andando male tutto, soprattutto in quei momenti dove vediamo solo quel problema che ci sembra insormontabile, ma in verità è solo perché ce l'abbiamo qua, ok? E non vediamo il complesso. C'è un sacco di gente che rispetto a noi sta meglio, ma ce n'è molta di più che sta peggio di noi. E quel pomeriggio, come al solito, ero ad allenarmi al parco, pioveva, ma pioveva che Dio la mandava, e dicevo, non devo mollare, fa un freddo porco, ma devo finire quello che ho iniziato. E correvo, correvo, e ovviamente non c'era nessuno. Non c'era nessuno tranne un ragazzo, visibilmente sovrappeso, visibilmente fuori forma, faceva fatica a fare ogni passo, e io lo osservavo e lo ammiravo tantissimo, perché anch'io da giovane sono passato un po' attraverso, non dico i bulletti perché non sono mai stato bulleggiato, però quel non apprezzarsi, quel non sentirsi in pace con i nostri coetanei, no? Sentirsi sempre un po' a disagio. Lui, invece che autocommiserarsi su Facebook scrivendo ho le ossa grosse, non riuscirò mai, eccetera eccetera, era fuori a farsi il culo per migliorare la sua condizione. E questo mi ha aperto gli occhi, perché comunque io ero già ultra allenato, ultra tirato, comunque a fare quell'allenamento avevo freddo, ma non era un grosso impegno. Invece per lui quell'iniziare era veramente, si percepiva che era uno sforzo incredibile, ma si percepiva anche la voglia di cambiamento di quel ragazzo. E in quell'istante tutto il freddo che avevo, tutta la fatica che stavo sentendo è svanita. Questo per dire che ci sarà sempre l'altro ragazzo più talentuoso, più bravo, che sta più simpatico al nostro capo, ma questa non deve essere assolutamente una scusa per stare sul divano ad autocommiserarsi e dire non ce la farò mai a essere come lui, perché chi ha il talento e non lo coltiva non sarà mai forte come chi si mette lì e ogni giorno sputa sangue per diventare quello che vuole diventare. Siamo noi gli artefici del nostro destino e siamo noi che facciamo la differenza tra il successo e l'insuccesso. Non c'è sfortuna, non c'è fortuna. O meglio, la fortuna ci farà arrivare prima dove vogliamo, ma se uno insiste e persiste, non c'è nulla che può fermarlo. Detto questo ragazzi, ci vediamo a Misano il 28 luglio per la quarta gara del National all'interno del CIV. Vi voglio tutti lì, mi raccomando, gas come al solito, e ci vediamo al prossimo video.